sapere perché ho paura di un soffio d'aria fredda. Perché quando entro in una stanza gelida provo un disagio profondo. Perché se il fresco della sera si insinua nel tepore ed un giorno autunnale mi assale la nausea e il ribrezzo addirittura. Tutto risale a un episodio avvenuto diversi anni fa. Nella primavera del 1923 avevo trovato un lavoro noioso e poco redditizio per alcune riviste di New York e non potendo permettermi un appartamento, mi misi alla ricerca di una stanza decente a un prezzo altrettanto decente. Infine ne individuai una accettabile in un vecchio palazzo di arenaria nella 14ª strada, trasformato in una pensione casalinga. Nelle grandi stanze dell'alto soffitto ristagnavano un'umidità deprimente e un greve odore di cucina, ma il pavimento era pulito e l'acqua calda non diventava fredda all'improvviso. In breve, un posto più che sopportabile. La padrona di casa, una grassa spagnola col mento coperto d'una fitta peluria, non era eccessivamente pettegola e non protestava se tenevo la luce accesa fino a notte inoltrata. Gli altri pensionati, per lo più spagnoli, erano abbastanza tranquilli e l'unica fonte di disturbo era il rumore del traffico che saliva dalla strada. Stavo lì da circa 3 settimane quando avvenne il primo fatto strano. Una sera, verso le 8, udii un rumore soffocato sopra la mia testa e mi resi conto che da un po' sentivo un pungente odore d'ammoniaca. Mi guardai intorno e, individuata un'infiltrazione in un angolo del soffitto, mi affrettai a comunicarlo alla padrona di casa. La brava donna decise di provvedere subito e mentre salivamo le scale mi accennò per la prima volta all'inquilino che occupava la stanza sopra la mia. «Dottor Munoz rovescia cose chimiche per terra», mi spiegò. «Lui troppo malato per curarsi da solo, ma non vuole altri medici. Molto strana malattia, fa bagni con brutto odore, però non migliora. Ha stanza piccola, piena di bottiglie e macchine. Ora non pratica più medicina, ma in passato è stato famoso. Mio padre sentì parlare di lui in Barcellona. Poco tempo fa guarì il braccio rotto di un idraulico. Non esce mai di sua stanza. Mio figlio Esteban gli porta cibo, biancheria e cose chimiche. Dios, quanta ammoniaca usa dottor Munoz per stare al fresco. Dopodiché la signora Herrero veleggiò verso il quarto e ultimo piano e io tornai nella mia stanza. L'ammoniaca aveva smesso di sgocciolare e mentre pulivo il pavimento e aprivo la finestra per arieggiare il locale, sentii la padrona ciabattare al piano di sopra. Il dottore non l'avevo mai sentito. Doveva essere silenzioso come un gatto e l'unico rumore proveniente dalle sue stanze ricordava quello di un motore. Per un momento mi chiesi distrattamente di quale malattia soffrisse e perché con tanta ostinazione si rifiutasse di uscire dalla stanza, cancellandolo subito dopo dai miei pensieri. Non avrei mai fatto la sua conoscenza se un pomeriggio non fossi stato colpito da un malore e memore di quello che la signora Herrero aveva detto sul braccio rotto dell'idraulico, mi trascinai al piano di sopra e bussai debolmente alla porta del dottore. Mi rispose in buon inglese una voce bizzarra che mi domandò nome e motivo della visita e l'uscio mi fu aperto soltanto dopo aver ottenuto le informazioni richieste. Subito, benché fosse una delle regioni più calde di giugno, mi investì una corrente d'aria gelida. L'alloggio del dottore, composto di un paio di stanze comunicanti, una delle quali attrezzata al laboratorio, era ampio e ben arredato, con un divano letto, mobili di Monaco, ricche tende, vecchi quadri e scaffali ben forniti che facevano pensare allo studio di un gentiluomo più che alla camera di una pensione. L'uomo che mi trovai davanti era basso, ben proporzionato e vestito in modo impeccabile. Il volto aristocratico, incorniciato da una corta barba grigia, aveva un'espressione sicura, ma non arrogante, e un pince-nez antiquato, ben calzato sul naso aquilino, proteggeva gli occhi grandi e scuri. I capelli folti e tagliati con cura erano divisi dalla fronte ampia e l'impressione complessiva era di straordinaria intelligenza, cultura ed educazione. Eppure, al solo vederlo, provai una ripugnanza ingiustificata, forse dovuta al pallore livido della sua carnagione e alla freddezza del suo tocco, peraltro comprensibile in un malato. O forse fu il gelo che scaturiva da quella stanza a respingermi.
perché in una giornata così calda era normale rabbrividire e ogni anomalia suscita facilmente avversione e paura. Comunque, la ripugnanza cedette presto il posto all'ammirazione, perché il dottore si dimostrò bravissimo e seppe risolvere il mio problema in un batter d'occhio. Mentre si occupava di me, mi informò con la voce sottile e stranamente spenta d'aver dichiarato guerra alla morte e di aver speso una fortuna per dedicarsi unicamente agli esperimenti che dovevano condurre alla sua definitiva sconfitta. Aveva un che del fanatico, anche se in senso buono, e continuò a chiacchierare senza posa. Evidentemente gli faceva piacere trovare in quella modesta pensione un altro uomo di una certa cultura e, sciogliendosi, finì per raccontarmi la sua storia. Per quanto bizzarra, la sua voce aveva un che di ipnotico. Si sarebbe detto che tra una frase e l'altra non prendesse neppure fiato. Ricordo che mi consolò dei miei acciacchi, insistendo che volontà e coscienza sono più forti del corpo e del decadimento fisico. Quanto a lui, aggiunse, era afflitto da un complesso di malattie che gli imponevano di seguire un particolare regime basato sul freddo continuo e la cui interruzione, specie se prolungata, poteva essergli fatale. La rigida temperatura del suo alloggio, fra i 4 e i 6 gradi, era mantenuta grazie a un sistema di raffreddamento dell'ammoniaca reso possibile dal motore a benzina che tanto spesso avevo udito in azione. Lasciai quelle stanze gelide completamente conquistato dal loro occupante e dalla sua abilità di medico. In seguito tornai spesso a fargli visita, munito di cappotto, e ascoltai con interesse il racconto delle sue incredibili e talvolta spaventose ricerche. Munoz non rideva dei rimedi magici medievali, ma riteneva anzi che certe formule stimolassero la psiche umana e potessero agire sul sistema nervoso anche dopo l'esaurirsi delle funzioni vitali, se il corpo fosse stato adeguatamente conservato. Mi impressionò in particolare il racconto di come, 18 anni prima, un certo dottor Tons lo avesse aiutato a superare una malattia gravissima, la stessa dalla quale dipendevano i suoi attuali disturbi, per poi soccombere a sua volta tra le grinfie della morte. Col passare delle settimane osservai con tristezza che le condizioni del mio nuovo amico peggioravano a vista d'occhio. Il viso era sempre più livido, più roca e indistinta la voce e meno coordinati i movimenti. Anche la sua mente e la sua volontà parevano indebolirsi sempre più. A poco i suoi discorsi si tinsero d'umorismo macabro e morboso che fece riaffiorare in me la repulsione iniziale. Non faceva che parlare della morte, ma ogni accenno a funerali o sepolture lo faceva scoppiare in una sconcertante risata rauca. Concepì inoltre una spiccata predilezione per gli aromi esotici e in breve la sua stanza acquistò il sentore della tomba d'un faraone. Di pari passo aumentarono le sue esigenze di stare al freddo e col mio aiuto potenziò l'apparecchio refrigeratore così da ottenere una temperatura vicina allo zero. Intorno a lui cresceva un'atmosfera inquietante, ma gli ero grato per avermi curato e non me la sentivo di abbandonarlo a se stesso. Come ho detto, nella casa aleggiava un tonfo d'umidità, ancora più greve nell'alloggio di Munoz, nonostante gli aromi, l'incenso e i profumi chimici che usava per i suoi bagni solitari. Ormai la signora Herrero si faceva il segno della croce al solo vederlo, e dopo aver proibito a suo figlio Esteban di andargli vicino, finì per affidare il dottore completamente alle mie cure. In quel periodo Munoz prese l'abitudine di scrivere pagine e pagine che poi sigillava e mi affidava con la raccomandazione di trasmetterle, dopo la sua morte, a persone di sua conoscenza, studiosi indiani per lo più, ma anche un celebre medico francese che si credeva defunto e sul quale circolavano voci pazzesche. Confesso di aver dato alle fiamme tutti quei documenti senza neanche aprirli. Il suo aspetto e la sua voce erano diventati spaventosi e un giorno di settembre un operaio venuto a riparargli una lampadina ebbe una crisi epilettica al solo vederlo. Ma l'orrore supremo giunse a metà ottobre. Una sera, verso le 11, la macchina refrigerante si ruppe. Munoz mi chiamò battendo sul pavimento
e io tentai disperatamente di ripararla, ma invano. E quando mi decisi a telefonare a un'officina aperta tutta la notte, mi fu risposto che fino al mattino seguente non sarebbe stato possibile procurarsi i pezzi di ricambio necessari. L'ira e il terrore dell'eremita morente divennero quasi folli, finché uno spasmo improvviso lo costrinse a mettersi una mano sugli occhi e a correre in bagno. Tornò col volto fasciato, brancolando, e non rividi più i suoi occhi. La temperatura cominciò a salire e verso le 5 del mattino Munoz si immerse nella vasca ordinandomi di portargli tutto il ghiaccio ottenibile dai bar e lasciarglielo davanti alla porta del bagno, dove lo sentivo sguazzare mentre con voce impastata e gracchiante continuava a chiedere «Ancora! Ancora!». Finalmente il sole si levò a illuminare una giornata tiepida. I negozi riaprirono uno dopo l'altro. Chiesi a Esteban di procurare il ghiaccio mentre io cercavo di far riparare il motore, ma il ragazzo, sobillato dalla madre, si rifiutò nel modo più assoluto di accontentarmi. Finalmente, all'angolo dell'Ottava Avenue, mi imbattei in uno sfaccendato dall'aria malmessa e lo assunsi per rifornire di ghiaccio il malato, mentre io andavo alla ricerca dei pezzi di ricambio e di un operaio capace di sostituirli. L'impresa fu più ardua del previsto e col passare delle ore fui assalito da un'ira frenetica simile a quella del recluso. Infine, verso mezzogiorno, trovai quello che mi serviva in un magazzino dall'altra parte della città e soltanto all'1:30 riuscii a tornare alla pensione col materiale necessario e due robusti operai. Speravo di essere arrivato in tempo, ma l'incubo mi aveva preceduto. L'intero edificio era in subbuglio e nel brusio generale si distinguevano le preghiere pronunciate da una profonda voce maschile. L'odore che filtrava dalla porta chiusa di Munoz era tale che gli altri inquilini si erano messi a recitare il rosario. Lo sfaccendato che avevo assunto era fuggito urlando, gli occhi fuori dalle orbite, dopo la seconda consegna di ghiaccio, o forse dopo un attacco di incauta curiosità. Ovviamente non aveva perso tempo a chiudere la porta, ma ora la chiave era stata girata nella serratura dall'interno. L'unico suono proveniente dall'appartamento era un gocciolio lento, tenso. Dopo un breve impaurito consulto e molti tentativi falliti, la signora Herrero riuscì a far scattare la serratura usando un pezzo di fil di ferro. Avevamo già spalancato tutte le porte che davano sul corridoio e le finestre di ogni stanza. E adesso, tappandoci il naso coi fazzoletti, ci riversammo nel funesto appartamento arroventato dal sole pomeridiano. Una traccia umida come di fango conduceva dal bagno alla porta e da lì alla scrivania. Una pozza disgustosa si era formata ai piedi del tavolo, dove trovammo un biglietto scritto a matita da una mano cieca e orrendamente chiazzato dagli stessi moncherini che avevano tracciato le ultime parole. Poi la traccia puntava verso il divano e finiva in una pozza indescrivibile. Che cosa ci fosse sul divano, o meglio, che cosa ci fosse stato, non posso e non oso riferirlo, ma a questo pensavo mentre scorrevo il biglietto, che dopo un istante ridusse in cenere. A questo pensavo mentre la padrona di casa e i due operai fuggivano urlando frasi incoerenti verso la più vicina stazione di polizia. Alla luce del sole e nel rumore del traffico che saliva dalla strada, ciò che avevo appena letto sembrava assurdo. Pure sul momento, almeno, non dubitai che rispondesse a verità. Se tuttora debba continuare a crederci, è cosa che non so decidere. Ci sono fatti sui quali è meglio non riflettere troppo. E così posso dire soltanto che detesto l'odore dell'ammoniaca e non sopporto gli spifferi d'aria fredda. La fine, diceva l'agghiacciante messaggio, è arrivata. Niente più ghiaccio. L'uomo mi ha visto ed è fuggito. Ogni minuto più caldo. I tessuti non reggeranno. Lei ha capito. Immagino quando parlavo della volontà, dei nervi, del corpo ben conservato anche dopo che gli organi hanno smesso di funzionare. L'idea è buona, ma non può durare in eterno. C'è stato un imprevedibile deterioramento graduale. Il dottor Tons aveva capito e il colpo l'ha ucciso. Non poteva sopportare ciò che stava per farmi.
abbandonarmi nel buio e nell'ignoto, dal quale potevo essere riportato indietro solo artificialmente. Gli organi non avrebbero più funzionato. Non restava altra soluzione che conservarmi col freddo. Perché vede, 18 anni fa, io sono morto.